Iniziamo questo lavoro insieme che speriamo sia veramente reale e proficuo. Questo è l'augurio, anche perché domani spero che al nostro posto ci siate voi davvero. Quindi ancora un applauso a tutti. Allora lascio la parola al sindaco Iaccarino per il suo discorso di insediamento. Prego, sindaco. Ringrazio tutti i ragazzi che hanno votato me la mia lista e tutte le persone che mi hanno aiutato nella campagna elettorale. E ringrazio anche il comune che offre ai ragazzi di Arenzano questa bella opportunità che ci permette di iniziare a conoscere il mondo politico, che di solito riteniamo molto lontano da noi. Il programma elettorale della lista dei Luminosi era molto ricco perché questo consiglio comunale dei ragazzi ha molte idee e iniziative per migliorare il mondo che ci circonda. E speriamo di trovare il giusto appoggio dai grandi e speriamo anche di realizzare i nostri progetti. E il consiglio comunale dei ragazzi non vede l'ora di iniziare che hanno deciso di votarmi, che si fidano di me, che hanno affidato, come dire, il loro pensiero, come dire, a noi che siamo consiglieri, assessori alle varie funzioni, e vorrei ringraziare anche il consiglio degli adulti perché ha svolto da parte degli adulti ha svolto un lavoro molto ordinato e da far modo di che noi ragazzi siamo arrivati fin qua. Io ringrazio tutti i presenti, i bambini e anche gli adulti per averci accompagnati e per accompagnarci in questa grande impresa. Ringrazio tutti gli assessori che sono stati eletti e tutti i bambini che li hanno eletti e anche tutti i consiglieri. E già io che faccio parte della scuola ho già un progetto che forse potrebbe essere curato dal consiglio degli adulti. Ce lo dici o è un segreto? Ho già notato che le mie maestre in classe si stanno già preoccupando perché noi abbiamo già due bambini che sono un po' disabili, un po' venini e hanno bisogno delle supplenti quando si trovano. Quindi se riusciamo a trovare sarebbe una bella cosa. Anch'io voglio ringraziare per tutti quelli che mi hanno votato. Io che sono responsabile dell'ambiente, ho un progetto nell'area della Villa Pivoli. Che sono caduti molti alberi, rimetterli a posto, tutte le aree, tutta l'area chiusa e fare un
a un'area giochi. Io sono Silvia Balzo e sono assessore alla scuola del tempo libero e quest'anno spero di lavorare bene con il mio di lavoro e aspettare la professione e spero che le nostre idee siano gradite dagli altri bambini di Arezzano, ma anche dagli adulti, che siano approvate dal CCM, dal Consiglio Comunale degli Adulti. Volevo ringraziare le persone che mi hanno aiutato e le educatrici che mi hanno aiutato a far parte del CCM, che sono Ivana e Italia. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno spinto a candidarmi come sindaco e agli adulti che mi hanno aiutato a creare la mia campagna elettorale con la mia amica. E io comunque ho provato, anche perché questo sarà i miei primi 2 anni di consiglio del consiglio comunale dei ragazzi e quindi già sono andata alla nostra riunione per il progetto partecipare in tempo presente e mi sono divertita molto e ho imparato un sacco di cose.